Alla Galleria delle Cornici del Lido di Venezia è di scena Tony Ellero. L'artista veneziano presenta la sua personale con stile e autorevolezza. La sua è un'arte che può essere racchiusa in 5 aggettivi. Arte povera, arte semplice, arte immediata, arte sincera e arte amorevole. Tony Ellero è artista da sempre, animato da una vivace curiosità intellettuale che lo ha portato a sperimentare tecniche e linguaggi diversi sin dall'inizio della carriera. Abitavo in Campo Santa Margherita, vicino alla scuola d'arte, che è già un buon inizio, un contagio di una città. E avevo un amico dove dipingeva dal vero. E un ristorante dove andavo a mangiare qualche volta e là avevo anche dei quadri. Da lì incomincia il mio improvviso buttare giù quattro segni. Ho buttato giù un po' di colore su una tela, casualmente, e li ho mostrati, ho speso dei soldi per incorniciare, li ho mostrati a questi signori della trattoria. E loro mi hanno detto: bravo, bravo, bravo Tony, bravo. Io ho capito che loro amichevolmente mi prendevano in giro. Sono andato a casa, ho rotto tutto e là ho cominciato ad andare dal vero a dipingere nelle barine, cioè, il contagio di una città. Ellero possiede spiccato il senso dell'autonomia intellettuale e la maturità della riflessione, la compiutezza del linguaggio e l'autorevolezza morale. Ma cos'è che gli dà la giusta ispirazione nel suo lavoro? È l'uomo, capito? È praticamente l'uomo nel suo vivere nella natura, capito? Cioè l'atmosfera è l'uomo che dà e che toglie, insomma, questa forza di esprimermi, di dire qualche cosa in questo sfogo grafico che ho. È sempre l'uomo, insomma. L'artista si fonde con la sua città. Nel creare e nel vivere rimane attaccato ai paesaggi veneziani, alla laguna con le sue maree, alle calli colorate e ai muri misteriosi. Tanto Venezia non bisognerebbe godersela e vederla col sole accecante, ma pensi con un sole nascosto, capito? E che abbia un po' piovuto prima, in modo che tutto questo muro venga fuori per esprimere tutto quello che ha il suo calore, il suo colore. Ringrazio il gallerista della Galleria dei Cornici, Gigi, perché è un mostro di sensibilità e delle generosità.